che tra questi due la cosa sarà forte. Io sono, sono onesto, sono generale dei carabinieri, per lei non di qua. Lei lo sa. Quando si girerà a guardarmi, io ci sarò. Cioè, non posso insegnarla finché lei è in parità, ma io sono solo là. Vai! È vero, dimenticavo, ma lei sarà forte, come? Sarò forte, per lei. Deve esserlo anche per gli altri, per lei. Scusate, anche perché sono scambiato. Lei sì, lei sì. No, che te mi licenza. Sono forte per lei, sì, ma anche per gli altri. Ma per lei, no, facciamo per lei, no? E loro ci vogliono pensare, ma loro non vogliamo pensarci. Certo che anche voi, però... c'è, geniale. Sì, ma per lei questa cosa non è... Sì, esatto. Non è una... No, no, non è lei. Lei, quella là. No, perché lei è scritto sulla linea minuscola. Perfetto, Elena ci dice che invece è questa, per lei lui. Per lei lui, per lei lui, per lei. No, no, per lei lui. Punto, se poi sbagliamo lo capiamo. Per lei lui. Vai. Non che se fosse non è così, però no. Vai. È vero, dimenticavo. Ma lei sarà forte, me lo prometti? Sarò forte. Per lei. Deve esserlo anche per gli altri. Per lei ma non deve essere imprudente. Non sarò imprudente, ve lo prometto. Sarò forte, ma prudente. Allora, sono partito. Diavolo, no? Allora sono tranquilla, posso lasciarla andare. Si alzano tutti e due, lei lo accompagna ad agio fino alla porta. Adesso fino alla porta, no? Quelle cose, qui vedete veramente facendo, no? Quello sono su quelle cose, no? Io faccio lei. Noi saremo forti. Abbiamo una grande cosa tra noi, no? Sono queste uscite così. Coloro che sanno, vai. Sì, no, 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 è ancora questo. Credo che sia ancora questo. Vai. Con tono solenne. Simona, non posso andarmene senza... Aia, voi glielo date. E invece... Scusate, vai, vai di là. Una parte qualsiasi dell'appartamento. Con lo stesso accento. Simona, non posso... Simona, non posso andarmene senza... È così, non indica né la stanza dove arriverà l'altra, né dove uscirà, non posso andarmene senza... E lei lo sa. Con lo stesso accento. D'accordo. D'accordo. Su, conosce la strada. Grazie. Vai. Le bacia lungo la mano ed esce. Simona va a sedersi sul divano e resta un momento silenzioso. Dopo un po' la porta si apre e entra Gianna, molto pallida, in vestaglia. Cammina a fatica. Simona, vedendola, ha un suo passo. Allora, Simona è... Chi c'è? Sì, qui. Dai. Valeria, Beneger e la cieca di sorella. Ti sei alzata, è una pazzia. Perché l'hai fatto? No, 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 c'è la tascaria. Di là. E va bene, molto credo, è una sei roba di. È una pazzia. No, calma, 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 aspetta. Cioè, mettiamoci in situazione. Chi dice? No, la frase ti sei alzata è una pazzia, la devo fare sentita. E indica che cosa? Cos'è? Che quello che si è alzato è felice o non sta bene, non si diceva, ti hanno operato ieri. Tu semplice, Valeria, tu semplice. Ti sei alzata, ma se non l'ho mai fatto ieri, stai più.
No, non solo questo, appunto. E poi che cos'è l'indicante? Che rapporto di forza c'è tra questi due? Che l'arbitro è comunque, c'è un po' di cantante. Esattamente. No, quasi una cosa mamma-figlia, sorella più grande, sorella più piccola, amica più che ne sa di più, amica che ne sa di meno, no? È abbastanza evidente. Dai, andiamo avanti. Sei alzato. Valeria, più quello che c'è scritto. Cioè, tu sei così, pensa a, pensa a questo, stai lì, e di là, tu sai che c'è la nonna che sta male, no, sta a dormire e qui siamo a posto. Tutto se ti muore, e ti sei alzata. Ma è una pazzia, no? Ma ti sei alzata? No. È una pazzia. Con voce in colore. Allora, voce in colore, decidi, continua a dire non capisco, non capisco, non capisco, vale anche per te quello che dico a qualcun altro, poi ti ho detto regala, tanto l'abbiamo capito e lo sai benissimo, per cui lo sappiamo tutti, la difficoltà non è che non capisci la lingua, la difficoltà è un'altra, con voce in colore, che vuol dire, per esempio, lo capisci in italiano? Voce di un colore senza tonalità, per cui di una che probabilmente partiamo semplicemente che sta male, di una convalescente, una che si è alzata dal letto grave, partiamo solo da questo, senza mettere le cifre. Vai la domanda. Sei alzato, è una pazzia. Con voce in colore, perché l'hai fatto prima, rispondi. Perché ti sei alzata? Lo sai che il medico? Con calma spaventosa. Ok. Ma perché era necessario? No, adesso non gli dai le didascalie libere, grazie. Allora, la voce in colore va bene, diciamo va bene così, intanto infatti poi da lì, no, i grandi. Come dice la stagione della seconda perdita del fatto? Con calma spaventosa. Con calma spaventosa. Ma anche la prima, l'incolore non dà sicuramente. Non dà sicuramente velocità. L'incolore è associabile alla velocità? No, è associabile a una cosa. Che spunta in sogno a fra Cristoforo e fra Lorenzo, dice perché mi hai dato il veleno, che era una cazzata. E lui dice no, vai a letto, sparisci dalla mia vita, non voglio vederti. Perché hai fatto? Con calma per quello che ripete la battuta, no? Ma anche la prima è calma, non è perché l'hai fatto. La prima deve essere incolore e lenta, la seconda deve essere incolore e lentissima. E dà questa cosa perché non vuole mollare il pezzo. Muri, caro, vai a lei. Ma non puoi, deve. No, intende non stare in sul pezzo. No, vai a lei. Tu molto sorpresa, non te l'aspetti, sei molto sorpresa, non te l'aspetti e la comandi, è tua sorella più piccola, ok? Vai, la comandi, hai un potere su di lei. Ti sei alzata, è una pazzia. Prima rispondi, perché ti sei alzata? Lo sai che il medico? Ma perché era necessario? Ah, ma vabbè, fai da scrivere. Vai, di nuovo. Ti sei alzata, è una pazzia.
prima rispondimi, perché ti sei alzata? Lo sai che il medico... Perché l'hai fatto? Ah, perché era necessario. Ma non lo sei? Ho pensato solo alla tua salute. Che me la ricordo. Come se non ci fosse il corpo. Se non ci fosse il corpo. Allora, questa... Allora, è una pazzia. Perché? 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 Perché l'hai fatto? Prima rispondimi. Perché ti sei alzata? Lo sai che il medico... Perché l'ha fatto? Ma... Perché era necessario, ma non lo sai che potevi ucciderlo. Detto da una che è bianca cadaverica, non lo sai che potevi ucciderlo. Andiamo avanti. Il corpo prima di tutto, il resto viene dopo. Con ironia. Eccola, la bella mia. Eccola qui. La prendi in giro, no? Eccola qui. La bella idealista. Tu, con ironia, tu mi eravini questo. Che cosa hai appena finito di dire? Che cosa hai detto lei? Il corpo non ha finito il resto di altro. Ah, tu mi dici questo. E poi mi devo farti piacere. Lasciandosi cadere sulla sedia. Mi ripeto che avrei sentito uccidere. Allora, bisognava che ci vedesse. Abbiamo il testo? Francese? C'è una parte, un tratto, sì. Qua ce l'abbiamo, ci abbiamo questo pezzetto per caso? No. Ragazzi, allora, scusatemi, già sono difficoltà, non rimanete lì nell'angolo, ve la state leggendo voi due, io non sento nulla. La state leggendo fra di voi, per leggere, la voce, più alta, il volume. Ma prima, non hai pensato che a lui, contestato, ma contestato da me che, sì che adesso può partire con Dio, ma io lo resto con questo ricordo. Se è solo un ricordo, non è cambiato niente, ce l'avevi anche prima di rivederlo. Non giocare con le parole, siamo sole, possiamo parlare senza... Finalmente, faccia a faccia. Ok, ragazzi, va bene. Domani riprenderemo da qua. Ci vediamo all'intermezzo. Da seduti, cantatevi una canzone, che è il vostro modo di salutarvi. Ci vediamo domani. Stop! Se non ce la fa, non va a fare. Sono cazzi. I tuoi cazzi sono non lanciati. Te l'ho detto oggi. E mi devi scrivere perché. Domani avete un compito e tre singoli perché. Rock me, Lord, rock me, Lord.
dancing side by side. Six white horses dancing side by side. Rock me, Lord, rock me, Lord. Soft and easy. I have hope in the other side. Six white horses dancing. Thank you.
Ah, dal basso all'alto. No, dal basso all'alto. Dal basso all'alto. I think when the factor for us changes is going to be the stock. I really tend to know the weakness of the best people, but it's started. Now it's starting.